C'è il giorno dello sciopero della sanità nazionale. In provincia di Imperia sono tantissime le problematiche che affliggono il comparto. Quali sono quelle che denunciate oggi voi qui in piazza? Allora, è con grande dispiacere che siamo dovuti arrivare a questa soluzione radicale di scioperare. Lo sciopero in sanità è sempre molto problematico perché ci mette, come dire, in rapporto con un'etica professionale, perché negare le cure, che sia un giorno, che sia un mese, che sia una settimana, è molto impegnativo dal punto di vista morale. Però è anche vero che negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, in nome di questa etica professionale, noi abbiamo rinunciato a una sana protesta. Perché siamo arrivati a questo punto? Perché tutti, politici, regione, hanno contato sulla nostra eticità. Noi scioperiamo non solo per motivi di tipo economico legato al contratto, noi scioperiamo perché siamo quelli che abbiamo sostenuto da sempre l'equità e la solidarietà del nostro sistema sanitario nazionale. Ci è stato invidiato per anni da tutto il mondo. Stiamo progressivamente assistendo a una trasformazione del sistema sanitario per i poveri e a una veloce quanto inarrestabile modificazione dell'accesso alle cure per un sistema di tipo privatistico. Nella nostra realtà mancano 136 medici. Non vengono nella nostra realtà perché è una realtà difficile dal punto di vista geografico, sono limitati i trasporti, si pensa che ci sia poca possibilità di carriera. Siamo però quello che io spesso dico ai tavoli sindacali e invito le direzioni a migliorare le condizioni di lavoro di chi comunque rimane fedele a questo progetto. Si fa ben poco per evitare dimissioni, prepensionamenti, licenziamenti, perché lo specchietto delle allodole del privato, che promette comunque retribuzioni economiche di gran lunga più allettanti, è un qualcosa che andrà a finire, non è un qualcosa di definitivo. Noi abbiamo scelto il Servizio Sanitario Nazionale, lo dico sempre, quando non sapevamo neanche quanto potevamo guadagnare. È vero, i nostri stipendi sono dignitosi, non possiamo lamentarci, ma abbiamo perso potere di acquisto. È anche vero che il nostro lavoro è fondato sul sacrificio estremo. Perché per noi non esiste il Natale, non esiste il Capodanno, o perlomeno ci deve essere qualcuno che deve assicurare H24 le cure alle persone. Allora ci deve essere anche un cambio di identificazione della figura sanitaria. Non può essere assimilabile alla pubblica amministrazione in tutto e per tutto, perché gli uffici sabato e la domenica sono chiusi. C'è stata la mazzata finale, è stato sicuramente l'articolo 33 della legge di bilancio, che penalizza in maniera retroattiva e calpestando addirittura la Fornero, che era una delle leggi sulle pensioni più restrittive, facendo cassa su diritti già acquisiti. Ora, voglio dire, io capisco che siamo in una condizione di estrema difficoltà economica nazionale. Ma dobbiamo fare cassa da chi questi diritti li ha maturati, contribuendo per il 60% al gettito IRPEF di questa nazione. Noi non abbiamo la possibilità di evadere perché i soldi e le tasse ci vengono tolti subito in busta paga. Non abbiamo. Allora, io capisco. Siamo state delle persone che hanno sacrificato in nome di questo lavoro la loro vita familiare, hanno portato a casa il Covid, hanno dormito negli ospedali per evitare di portare a casa il Covid, si sono ammalati, 300 colleghi sono morti.
per assistere i pazienti per il Covid ed è il momento opportuno perché tu devi fare cassa di 31 miliardi da qui fino al 43, togliendomi questa possibilità che io ho maturato. L'altra motivazione di fondo è che non è vero che si sta investendo per la sanità, perché se una legge di bilancio mette anche 3 miliardi in più, ma devono essere 2,6 destinati ai contratti non solo della dirigenza ma di tutto il comparto della sanità, allora dobbiamo essere onesti. Dobbiamo dire che gli aumenti contrattuali per noi vanno dai 250 ai 290 lordi, perché gli imponibili lordi sono detassati al 50% in media. Noi abbiamo un'aliquota fissa del 43 più 2% per l'ordine dei medici, per l'ENPAM, per la cassa previdenziale. L'altra questione fondamentale, secondo me, è che non c'è un cambio di passo tra il pensare, rimanendo nei temi economici, che la detassazione non deve essere fatta sullo straordinario. Noi non possiamo pensare di abbattere le liste di attesa facendo lavorare di più i medici che già lavorano in media 50-60 ore, perché noi quotidianamente facciamo dei turni di 12 ore per fare queste prestazioni aggiuntive e rispondere alla domanda delle liste di attesa. Il sistema privato accreditato va benissimo, laddove non riusciamo perché non abbiamo le forze, ci deve essere un sistema privato sano che contribuisca effettivamente ad abbattere le liste di attesa. Però i sistemi privatistici di cui io sono a conoscenza hanno la loro priorità nella economicità del sistema. Non puoi fare e creare salute solo pensando di guadagnare. Gli ospedali non possono essere solo una voce di spesa, perché un privato accreditato per essere tale, per quanto riguarda le prestazioni radiologiche, di cui io conosco un po' l'iter, non deve pensare di fare il più esami possibili, di scarsa qualità, non completi, per cui rimetti il paziente in una spirale ancora di fare altri esami. Dobbiamo vigilare sul privato perché deve essere una mano su cui noi ci dobbiamo appoggiare per offrire un sistema salute di qualità.